A Teramo non posso non chiederle in ottica amministrativa del prossimo anno se voi avete già un'idea per un candidato sindaco. Certo, stiamo lavorando insieme, stiamo lavorando innanzitutto su una coalizione che, come abbiamo sempre detto, deve essere la più larga possibile di tutte quelle forze alternative all'attuale amministrazione comunale, aperte alle liste civiche e soprattutto programmaticamente coesa. Sono quotidiani gli incontri con gli altri coordinatori delle liste civiche e dei partiti di centrodestra e a breve arriveremo a una sintesi sulla candidatura a sindaco. Gatti è una figura a voi gradita? Gatti, come ho sempre detto, è una persona assolutamente autorevole, una persona che sarebbe in grado di guidare questa città. Lo abbiamo sempre detto e lo ribadisco anche oggi.